Ah, poveri! A voi che non ve li hanno ancora restituiti, senza piagne, dove sta? Per cortesia, tutti voi che state scrivendo a me non me l'hanno ancora ridati. Ah, senza piagne, ah, poveri! Ok, vediamo che mi hanno dato, saranno una ventina da... Non ci sono! Non ci sono pacchi! Ehi, mi stai trollando? Sono stato colpito da un instant karma. Va bene. Senza piagne. A poveri. Allora, Jonathan Klaus, ti è. Vediamo come si presenta. Mi pare che è il doppio polsino, eh. Bella, bella carta. Ok. Coreografia scammata ai toti. Oh, caspita, bella scarpa, doppio polsino, sì. Faccia purtroppo generica. Con la faccia potevamo fare di meglio. La scarpa è della marca sbagliata, però ammetto che ha stile. Poi sembra doppio. Umile, però... No, sta... Oh, bravo, era Klaus quello che ha fatto questo intervento automatico. Bravo. Grazie mille, dottor Gagu, per la sub col Prime, primo mese per il doc. Oh, bello sprint boost! Atta come fuglie, bravo, bravo. Mi piace. L'impressione che mi fece quando lo provai, if, non mi ricordo dove. Guarda, guarda, da solo, da solo. Sì, ma guarda. Ok, bene. Perché non ce la faccio più costumare. Bravo, bravo. Non sembra peccare fisicamente quel Klaus, onesto. Fino a mo', begli interventi. Vai Klaus, un po' leggero, però molto veloce. Stumagnan pure mi ha rotto le scatole. Voglio di nuovo un icon a porta. Bravo, ma guardate come interviene bene stu Klaus. Difensivamente è di una pulizia veramente notevole. Guardate come chiude bene stu Klaus. E direte, ah, buona chiusura. No. Non è scontato che un terzino ti faccia quel movimento lì a chiudere. Ma poi ci sta a trovarsi, non trovarsi. Cioè, non so perché dovete sempre... Bravo! Ci sta giocando con Klaus. Poi dopo facciamo un bel regalo. Guardate il bell'anticipo che ha fatto Lucky Luke Klaus. Mi triggererò con quel cutignolo maledetto. Oh, Zaccaria, subito. Tiene una bella apertura e coscia. Scarpa rossa, bravo. Ok. Va bene, molto pesante, palla al piede. Ancora? No, ah, questo è quell'altro campione. Bravo, bravo, bell'intervento. L'ha fatto da solo, eh. Vai. È un po' pesante, però è molto, molto automatico qui. Un po' pesante, ma molto automatico. Non è easy, eh. Bravo, Madonna, bellissimo. Grande apertura e coscia. Sapete che la EA ci ha regalato. Ci ha dato un giocatore buono. No, zio, però manca a far così che mi fai ste skill sul kickoff, eh. Ancora, niente qua. Non si è attaccato bene all'uomo. Dai.
Allora, diciamo che nei cambi di direzione non è il più veloce che abbia provato. Ma zio, ma secondo te com'è Puskás? Perdonami. È buono, è un clinical finisher, è un po' impacciato col piede debole, eccetera. Comunque, grazie mille per i bits, Nick. Bravo, bravo, io stavo leggendo la chat, ha difeso da solo. Bravo, altro grande anticipo, era Is, sì. Quello che non tanto mi sta piacendo. Bravo, qui. Grande interception. Quindi, recap di questo big boy Klaus, che ho testato qui sul mio account. L'ho sbloccato sul mio account perché già l'avevo provato nella sua versione if, anche in maniera abbastanza casuale, e mi impressionò. Dato che ha ricevuto un bel upgrade, devo dire che non potevo fare a meno di testarlo. Per cui cercherò di, dato che le stats, come vi dico sempre, sapete leggerle tutti, cercherò di dirvi come si comporta in the fucking game. Allora, è 1,78 m, però non dà la sensazione di avere molta fisicità. Paragonato ad altri con la stessa altezza, lui in game sembra un po' più piccolo. Palla incollata ai piedi. Quello che sorprende subito di questa carta è il fatto che fa un botto di interventi automatici, automatismi difensivi a go-go, intercettazioni, gran posizionamento. Praticamente c'ha una lettura difensiva tipica. Non parlo della stats, ma parlo come si comporta in game. Una lettura difensiva tipica di quelli dei DC, perché sta sempre ad intercettare. Ed è quello che subito salta all'occhio, questa grande fase difensiva. Palla al piede, ha un ottimo controllo palla, è pure bello agile, veloce, però ovviamente 3-3 è un po' limitato. Quello che poi sono i passaggi, insomma, la finalizzazione tipica dei terzini, quando si trovano, se devono segna, se no non ci potete fare affidamento, ovviamente. I passaggi se la cavicchia, ci ho spammato qualche filtrante lungo linea, lungo la fascia e non è andata male. Per cui è un ottimo player, è un buon player, ottimo player. L'unico problema è che secondo me è troppo leggero. Cioè, a differenza di un Hakimi, che nonostante abbia una forza simile, eccetera, Hakimi ha un body type che in game sembra parecchio più imponente. E si riesce a contrastare meglio quelli sulla fascia con più fisico. Con questo qua spesso si tende a rimbalzare letteralmente addosso all'avversario se non calibrate bene il contrasto frontalmente. Se già l'andate a contrastare di lato o dietro, rischiate di rimanere sul posto, che inciampa, che rimbalza e quindi niente. Tolto questo problema della fisicità, stile intesa consigliato ancora perché gli andiamo a massimizzare la velocità, la difesa che è già eccellente nonostante le stats dicano che non sia top, e quella fisicità. Ma vi dico subito che la fisicità, soprattutto gli stili intesa, nel caso di body type come questo, sono praticamente inutili. Come voto gli do un 8, 8,5 perché merita. Non mi fate venire idee strane, metterlo DC, metterlo CDC, non work. A default sì, basta. E lo deve fare a destra perché con tre piede debole dall'altro lato non è il caso. Adesso andiamo a fare un veloce confronto tra quelli che sono i competitors di questo Klaus. Allora, lui per me, senza che ci mettiamo a vedere le stats, per me lui è quello che difensivamente, insieme a questo Traoré, fanno più interventi automatici, hanno più automatismi difensivi. Con la differenza che però questo Traoré in game è più performante fisicamente. Nonostante non abbia neanche lui delle incredibili stats di forza fisica, eccetera, questo qua è più difficile che si lasci spostare dagli avversari. Tolto questo, sono molto simili. Lui probabilmente palla al piede mi dà più
sicurezza rispetto a Traoré, però insomma è un qualcosa di veramente minimo, come vedete, un po' più di reattività, eccetera, eccetera. Quindi metterei questi due come quelli più difensivi. Poi abbiamo lui che è una sorta di ibrido, perché lui difende bene, non è il top secondo me in termini di automatismi difensivi, però è quello che da selezionato manualmente è il più efficace, perché tiene un body type, tiene una velocità e ha una capacità di cambiare direzione a campo aperto nello stretto, veramente fulmineo, che utilizzato manualmente si può contrastare chiunque, si può marcare chiunque, tanto è vero che è molto utilizzato sia per i link, per tutto quanto, pure nel competitive. Poi vabbè, se la cava molto bene, pure palla al piede, però non ha gli automatismi di questi due, non ha la tecnica di Atal, ma per me è il migliore per chi ama difendere manualmente. E poi c'è lui che è il mio preferito, è il più tecnico ovviamente, essendo un 5-4 e un po' tra virgolette alla 4-5, un po' alla Marcelo, no? Per quelli che amano costruire dal terzino, impostare, magari anche scendere, mettete spesso i terzini offensivi, eccetera. È sicuramente il più tecnico, difende bene, ma non come questi altri due, e però nella fase difensiva manuale non è neanche forte come Hakimi. Quindi, come vedete, ognuno di questi, secondo me, differisce, eccelle in qualcosa rispetto agli altri, però tutto sommato, stando là come livello, non possiamo dire che ce n'è uno che è incredibilmente più forte. E lo stesso vale per Hakimi 87. Attenzione, Hakimi 87 c'ha un più 1 qua, un più 2 là, ma il discorso non cambia assolutamente. Abbiamo preso questo in considerazione perché stanno su una fascia di prezzo simile. Se dovessi fare una classifica in base ad una mia preferenza puramente personale, farei Atal per i motivi che vi ho detto. Farei questo Traoré perché, come sapete, mi piacciono molto quelli che fanno automatismi fisici, eccetera, eccetera. Poi Klaus e infine Hakimi. Però, ahimè, uso Hakimi perché me l'ha droppato l'EA, o Hakimi o Klaus. Però è una classifica puramente personale. Per quanto riguarda sto Zaccaria, come avete visto anche voi, è un gran bel giocatore, non ho molto da dire su questo. Molto veloce, L2 R2, nonostante il 93 di forza, dato che... Ciao, ciao, Francesco Falco, un salutone a tutti gli amici di Bisaccia. Nonostante abbia tanta forza e sia molto alto, non pesa tantissimo come abbiamo visto prima dalle stats su Footbin, per cui con L2 R2 si riesce abbastanza ad essere rapidi nei cambi di direzione. L'unica, ovviamente palla al piede è poca roba perché è un mezzo lampione, è anche abbastanza aggressivo e automatico. L'unico problema è che, come sottolineava pure il ragazzo in chat, a volte non sembra avere quella, diciamo, caratteristica tipica dei giocatori full automatici di avvinghiarsi, di attrarre il pallone in maniera calamitata, no? Letteralmente. Per cui c'è quella sensazione che gli rimbalza un po' addosso il pallone in alcune circostanze. Secondo me, se prende un altro upgrade si dovrebbe risolvere, perché comunque le stats di intercettazione, lettura difensiva, aggressività, contrasti in piedi ci sono. Il work rate non è dei migliori per un CDC, però aiuto, nel complesso, per essere un giocatore gratis, questo è veramente notevolissimo. Non me l'aspettavo perché le altre versioni che ho provato non mi hanno mai impressionato. Però Kisuka ha fatto un bel po' di interventi belli gagliardi. Quindi, Gigi, come voto gli diamo un bel 8. È gratis, stile intesa consigliato. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review.
Alla prossima.